a tutti ragazzi, buongiorno, rieccoci qua per altri commenti per il day after, l'extra time riguardo Sampdoria-Inter, sapendo i risultati che sono arrivati ieri. Milan ha vinto 2-0 con la Lazio, la Roma ha vinto per rotto della cuffia all'ultimo minuto con il 2-1 contro lo Sassuolo, quindi ci sono le prime tre in classifica con 9 punti, punteggio pieno, tra l'altro tutti gli ex allenatori, ex interisti, no? Spalletti, Pioli e Mourinho, quindi guarda un po' il caso. L'Inter si trova a 7 punti, 2 punti in meno, insieme all'Udinese, insomma. La classifica ora come ora conta fino a un certo punto, perché siamo soltanto all'inizio, sappiamo che, insomma, la strada è molto lunga. Le news di oggi sono riguardo Sensi, che tanto ormai se ne parla. Fra un altro ulteriore mese, una distorsione, mi sembra di aver capito, al ginocchio, quindi un infortunio diverso dal solito, perché comunque lui ha avuto problemi al piede, al polpaccio, al bicipite femorale, insomma, ha avuto tutti gli infortuni possibili che poteva avere. Dispiace, perché comunque alla fine è un buon giocatore, quello non si esclude, però purtroppo non abbiamo mai visto al massimo delle sue capacità, al massimo della sua anche disponibilità. Tanti ho sentito alcuni, hanno dato un po' la colpa a Simone Inzaghi per averlo schierato come ultimo cambio, tanto quanto alcune, anche critiche riguardo i cambi che ha effettuato Simone Inzaghi. Non lo so, sinceramente non mi sento neanche di attaccare l'allenatore, anche perché comunque inizia un tour de force di partite, mercoledì c'è il Real Madrid, sabato c'è il Bologna, poi ci sono altre partite, insomma, deve anche un attimo far rifiatare il giocatore in un certo senso, e purtroppo la sfortuna ha voluto che Sensi ha avuto un infortunio diverso, poi anche lì c'è da capire se è una questione psicologica, una questione che lui ha paura di fare certi interventi, e forse così è peggio ancora, perché avendo paura di fare certi interventi, poi magari entri in maniera diversa e magari un po' più meno decisa e poi ti becchi tutto il dolore possibile. Non lo so, ragazzi, supposizioni che tanto ormai non ci facciamo, perché adesso per un altro mese non ce l'abbiamo, tanto non ce l'avremo per tutto l'anno, ma andrà avanti così anche quest'anno. Non so se a gennaio a questo punto lo avremmo preso da qualcuno, magari al Toro, che ne so, almeno potrebbe essere utile, non lo so. Altre critiche su Handanovic, io ieri non l'ho neanche citato, sul primo gol, sull'uscita del portiere che non c'è stata, sull'indecisione anche per quanto riguarda il secondo gol che non neanche si è mosso. Ragazzi, sappiamo che Handanovic purtroppo è un punto che sì, ti fa dei miracoli, per carità, ma ormai è, non dico che è bollito, ma siamo lì, cioè nel senso, piace dirlo perché comunque è un grande capitano, cioè a me è sempre piaciuto come portiere, è inutile dire che negli ultimi 2 anni non è al 100%, mettiamola così. Dobbiamo anche ringraziarlo, per carità, ma tante volte purtroppo ha delle indecisioni che preoccupano. Io ho sempre detto che Radu, io lo metterei come primo portiere, già anche da quest'anno l'avrei messo, magari dal prossimo, io spero che non facciano altri acquisti. Senti, voglio parlare di Onana, quello dell'Ajax mi sembra, che è a fine contratto, però ragazzi, abbiamo Radu in casa, Radu, per me è fortissimo Radu, così come Di Marco, così come altri, anche Satriano, cioè potremmo puntare su questi qua, una volta tanto, puntiamo sui giovani, porca puttana, puntiamo sulla cantera interista, no? Se mai andrai a guardare in giro, che poi non sai mai, almeno caspita, crescono e poi magari fanno una carriera con l'Inter, poi già di questi tempi avere carriere lunghe nella stessa squadra è ben difficile. Comunque, chiusa parentesi, ragazzi, ci becchiamo questo pareggio, dà un po' fastidio, perché poi dopo vedi gli altri che vincono, vabbè. Ragazzi, archiviamo e pensiamo a mercoledì, che ormai mancano 2 giorni, con Real Madrid, stiamo a vedere in che condizioni saremo, stiamo a vedere un po' come sarà la situazione, ma poi ci vedremo domani per ulteriori dettagli e per un road to Inter a Madrid. Adesso si parla un po' del campionato e stiamo un po' a vedere. Ricordatevi domani l'appuntamento con il gameplay di Inter a Madrid, l'ho già programmato come video premiere.
e quindi una specie di live, per chi non lo sappia, una specie di live che però una cosa l'ho già registrato settimana scorsa, quindi ora essendo in vacanza mi viene un po' difficile registrare gameplay in live proprio in quel momento. Avevo schierato Bastoni, e già Bastoni anche lui è out, anche con lui è un po' difficile che sia convocato per la partita di mercoledì. Comunque ragazzi, andiamo avanti così, e non guardiamo la classifica, tanto il campionato è lungo, ragazzi, siamo già lì a fare polveroni, perché alla fine la partita di ieri è stata un po' particolare, ragazzi, l'ultimo quarto d'ora non si è giocato, eravamo in 10 uomini, e quindi è capitato così, a Genova non è mai facile vincere, l'anno scorso abbiamo perso, stupidamente, ma abbiamo perso. Quest'anno ci becchiamo un punto a Genova, ragazzi. E vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Non si possono vincere tutte. Già, non aver perso è già qualcosa, ragazzi. Guardiamo avanti. Tessa Real Madrid per mercoledì. Ci vediamo domani con altre informazioni, altre news, altre considerazioni. Vedremo un po' come arriverà la squadra a questa partita importantissima di Champions League per la prima giornata. A presto, ragazzi. Andatemi bene, buona giornata e buon rientro, per chi ha cominciato oggi la scuola, per chi ha ricominciato oggi dalle ferie, insomma, mi auguro che avete cominciato, che di aver cominciato il meglio possibile. Io mi concedo ancora una settimanina e poi anch'io tornerò col mio tour de force. A presto, ancora buona settimana, sempre Forza Inter, ciao!